Yeah, nuovo outfit. Oggi così, con uno bel spacco, abito lungo per un appuntamento importante, ma che devo pure. Vi gusta? Prima o poi riuscirò a iniziare questo video, però beccatevi i miei outfit of the day prima di uscire per appuntamenti. Sono giornate frenetiche. Dimmi che non hai indossato le mutande senza dirmi che non hai indossato le mutande. Inizio io. Sono tornata. La svolta. Friggitrice ad aria, guardate che belle polpettine ho fatto. È arrivato anche lui. E lei, i miei amori grandi, guardate che belli. Ciao, saluta, ciao, ciao. Io sto male con te, ciao. Sì. Quanto sei bello. Ciao a tutti, ciao ciao. Qui ragazze, guardate che belle polpettine. Lui vuole farsi riprendere, cioè vuole riprendersi. Attento, fegate di piatto. Comunque, polpettine buonissime, in friggitrice ad aria, sembrano fritte ma non lo sono. Frattempo è caduta una polpetta nell'acqua di pupi e lei la vuole prendere. No, vabbè, sto male. Adesso bevi tutta l'acqua e mangiare la polpetta. Ma te la prendo io, aspetta. Polpettina recuperata. Anche per pupi, si aiuta un paravisi per scagni, come si vuol dire. Se comunque mi sono fatta liscia. In questi giorni mi è venuta una voglia di vloggare, a parte perché me l'avete richiesto in tantissime, ma anche perché vi voglio aggiornare sulla nuova casa. Come sapete, stanno andando avanti i lavori e noi siamo sempre più felici. Ovviamente, essendo una villa comunque molto grande, richiede più tempo. Nel frattempo c'è Dario che sta facendo rumore, sente il rumore lui, perché comunque stiamo scendendo, stiamo andando in villa, voglio farvi vedere a che punto siamo con i lavori. E un po' il Covid ci ha impedito, un po' comunque sono tempi che ci vogliono. Speriamo ora comunque di andare spediti e di averla più presto, quindi vi porterò con me nella nuova villa. Fatemi sapere se volete altri aggiornamenti. Nel frattempo voglio farvi vedere una cosa stupenda, perché io praticamente ho sempre questa paura, perché mi è capitato di perdere le foto dal cellulare, comunque di volerle custodire, e ho trovato un sito su cui ho stampato tutte le foto. Alcune le ho fatte proprio le stampe, le ho messe in un cofanetto, adesso vi faccio vedere, e altre ho fatto dei quadri che me li sto preparando per la casa nuova, perché io adoro i quadri proprio di famiglia, le foto nostre, mi piacciono tantissimo averle in casa. Questo sito è veramente molto economico, poi è semplicissimo nell'utilizzo. Potete fare tutto voi direttamente sul sito e scegliere. Potete fare dei gadget come delle tazze, dei calendari oppure dei quadri, di stampare anche semplicemente dal vostro cellulare. Praticamente andate su questo sito e stampate tutte le foto al vostro cellulare, ed è una cosa santissima, perché purtroppo ragazzi mi è capitato più volte di perderle, e quindi mi sono stampate tutte le foto. Adesso vi faccio vedere. Le ho messe qua perché a favore di luce, guardate quanto è bella sta tela, cioè mi sono fatta sta tela di me e Daniel, ha tipo un anno di vita, è bellissima. Ma poi guardate che qualità, cioè adoro, ed è semplicissimo, voi le selezionate dal vostro cellulare e ve le fate. Non vedo l'ora questa di appenderla nella nostra casa nuova. E poi ho fatto questo cofanetto, ed è veramente bellissimo. Io ho utilizzato più volte questo sito, si chiama Sal Digital, perché vi faccio vedere, ho dato anche questi altri. Altre tele, vedete? Questa è la stessa di quella, però fatta a pochi mesi di vita. La stiamo facendo ogni tot periodo, e questa al momento del parto. E anche nel mio studio, vedete, ho stampato queste qua, bellissime, sempre sul Sal Digital, e questa qua che anche è bellissima, l'amo. Vi metto nel box info il link attraverso cui per andare su questo sito, e avete anche 20 euro di sconto se accedete tramite il mio link.
appunto avete 20 euro di sconto per un ordine minimo di 40 euro, quindi risparmiate un bel po', 20 euro, e sono bellissime. Guardate qua, mi sono stampata in questo cofanetto, questo è quello che ho scelto io, praticamente le foto stampate, se non erro si chiamava vintage, queste qua con il cofanetto, così le posso conservare, costano pochissimo ragazze queste qua. Queste qua io le volevo mettere, avete presente quelle che si mettono sul letto con quelle lucine e appenderle tutte? Vorrei fare quell'effetto quando andiamo in casa nuova, però per ora me le tengo qua e me le posso guardare quando voglio, e ne ho fatta qualcuna in più anche per i miei genitori, per Dario. Ho fatto praticamente tutto dalla nascita ad ora di Daniel. Sono bellissime ragazze, guardate che belle. Cioè guardate questa è al momento del parto. Questa poi è mia, questa sono io. Ho fatto anche qualcuna di me e Dario da piccolini. Questa era quando ero incinta. Tutto il percorso, da quando ero incinta a quando ho partorito. Questo indovinate chi è? Questo è Dario, non è Daniel. Con Dario, questo è il nostro primo Natale con Pupi e Daniel. Questo è Daniel col papà. Questo è Daniel sempre quando è nato. Guardate quanto è bello il mio amore. Questa è più recente, questa anche più recente. Comunque questa è con la pizza. Comunque ragazze, è bellissimo questo sito, perché veramente, cioè, queste sono foto fatte col cellulare e in 3 secondi ve le stampate. Ho fatto anche la tazza, sulla tazza ho messo questa foto di Natale, 2 foto, mi faceva troppo ridere, che abbiamo fatto là nel Natale scorso. Daniel arrabbiato e poi Daniel che ci guarda e che ci baciamo. Potete fare anche vari gadget e il codice sconto e il link che vi do vi dà 20 euro qualsiasi cosa fate, quindi potete prendere quello che volete, potete farvi le tele, stamparvi le foto al cellulare, che io vivamente ve lo consiglio, gli album. Comunque andate a vedere che anche come gadget ci sono tantissime cose, anche come idea regalo. Sito, vi metto il link per accedere a Sal Digital dal mio box informazione. Se cliccate su questo link avete subito 20 euro di sconto qualsiasi cosa fate, quindi io ve lo straconsiglio, perché veramente io adoro, cioè ho intenzione di fare anche altre cose, anche come idea regalo, mi piace un sacco. Potete fare anche dei bigliettini, dei calendari, è bellissimo. E poi vi arriva direttamente a casa, cioè molto molto comodo e carino. Comunque adesso andiamo in casa nuova, quindi vi faccio vedere, sono troppo emozionata. Voi fatemi sapere nei commenti se utilizzate lo sconto e cosa prendete sul sito, che sono curiosa e voglio anche io spunti, perché io sono malata di fotografie e adoro troppo stamparmi le foto e creare, mi voglio fare proprio sul letto, vi ho detto, testata del letto con tutte le foto con le lucine, adoro, però non so come si fa, quindi magari consigliatemi. Questo è il mio outfit e dopo andiamo anche a cena, questo. Ta-da! Yeah! Amo l'estate. Grazie, eccoci qua, questo deve venire tutto abbattuto. E qua c'è l'ampliamento. Oh, mamma mia, non cadivo. Cioè io così. E qua verranno i vetri, le vetrate. Poi di qua c'è tutto il giardino. Questo verrà spianato. Qua posso anche morire in questo momento. Di là verrà la piscina. E qua si entra. Tutto rotto. Qua c'è Dario. Ciao amore. Qua verrà battuto. E questa è la cucina. Là verrà la cucina con l'isola. Qua il soggiorno, là verranno le vetrate che danno sulla piscina. Riuscite a immaginarla? Poi si sale sopra. Adesso vi faccio vedere anche un po' su. Ah, qua poi c'è il bagno, qua dietro. Bagno, lavanderia, poi si scende giù. C'è la tavernetta. Giù magari ve lo risparmio, perché sono già veramente rischio di farmi male. Cerco di mantenere la telecamera ferma, perché mi ricordo dall'ultima volta mi richiamaste perché si muoveva, ma non è tanto facile. Perché comunque qua c'è la camera di Daniel, che qua c'è il balcone, che abbiamo anche questo ampliato. Qua verrà il balcone, qua verrà il bagno, qua verrà un bel bagno tutto per me con la finestra e la vasca. Guardate che bella, questa è una vasca gigante. Qua verrà la camera da letto, questa bella finestra, qui la mia cabina armadio, sempre con la finestra, è enorme ragazzi sta cabina armadio,
qua verrà il mio studio, sempre una finestra, e qua fuori non lo apro perché, o lo apro, però non vado perché è pericoloso, c'è la terrazza, qua verrà tutto vetro e darà sulla piscina perché la piscina verrà là. E poi manca tutta la tavernetta sotto, che non vi faccio vedere perché ho paura di struppiarmi. Qua verrà tutta la scala di vetro. Mamma mia, non vedo l'ora di farvela vedere finita, è bellissima. Comunque ragazze, avete visto perché c'è tanto da fare, perché comunque è una villa a tre piani e c'è veramente tanto da fare. Speriamo di finire presto, non ce la faccio più. Adesso chiudo perché sennò muoio per fare questa scalinata e mi seppellisco nella mia casa. Ho preparato una cosa super leggera con questi burger vegetali buonissimi. Se volete la ricetta ve la do su Instagram, seguitemi su Instagram che vi faccio il video. Poi peperoni, varie crudité, io adoro queste crudité, cetriolini, vado pazza, carotine, questi qua tutti intinsi nella mia salsina sushi, anche di questa qua vi ho fatto il video su Instagram, e ci bagno le verdure, queste sarebbe per il sushi, però anche per i burger, il pollo, per le verdurine. Poi un po' di bruschettine integrali. E poi ragazze, quando fa caldo e tipo se ne scende la pressione, io amo fare il limone, però questi qua belli grandi, vabbè, questi sono del nostro alberello, me l'ha dato mio padre, del nostro giardino, con il sale. Fette di limone col sale, ragazze, è buonissimo. Vabbè, buon appetito. Cosa fate? Vabbè, buon appetito, c'è anche Pupi. Ciao Pupi, saluta. Ciao ciao. Ecco. Dove vanno? Ciao!